Baranello è un comune della provincia di Campobasso, nella regione Molise. Dal punto di vista etimologico, Baranello deriva dal nome latino di persona barus o barius o varius, con l'aggiunta del suffisso anus che indica possesso e del diminutivo ello. La tradizione locale racconta che il nome si riferisce all'antica città sannitica chiamata Vairanum. In origine il paese fu edificato su un piccolo colle a valle di Monte Vairano, detto appunto Vairanello. La più antica traccia che si ha di Baranello risale all'XI secolo, ma è ovvio poter stabilire che un aggregato di case esistesse intorno all'anno 1000. Il documento del 1011 si riferisce ad una donazione fatta da Leone, vescovo di Boiano, all'abbadia cassinese della chiesa di San Giusta. È molto difficile ricostruire le origini del paese. Molti scritti e reperti sono stati distrutti da cataclismi, incendi e guerre. Con molta probabilità i primi abitanti furono i Sanniti, il cui insediamento declinò con l'avvento della potenza di Roma. Dopo diversi scontri, il Sannio fu assoggettato a Roma e a nulla servì la grande vittoria dei Sanniti delle Forche Caudine, avvenuta nel 321 a.C. Si può ritenere che la nascita dell'attuale Baranello e la sua crescita come entità urbana organizzata risalga al IX secolo. I più antichi documenti indicano che nell'XI secolo il paese faceva parte della contea di Boiano. Nel periodo medievale, Baranello passò a diversi feudatari, conti e marchesi. Nella prima metà del secolo XVIII Baranello divenne feudo del Ruffo, grazie ai quali il titolo del feudo di Baranello non è più marchesale ma diventa ducale. Il titolo di duca di Baranello è attualmente portato da discendenti dei Ruffo di Magnara Calabra. Il periodo tragico della storia di Baranello risale alla Seconda Guerra Mondiale, durante la quale il paese fu teatro delle terribili vicissitudini causate dall'occupazione tedesca. Attualmente la comunità di Baranello conta circa 3.000 abitanti, di cui circa un migliaio vive nel centro urbano, mentre la restante parte vive sparsa in 46 contrade, le quali sono servite da una rete viaria comunale che si estende per circa 95 km. Molte contrade sono servite dalla pubblica illuminazione dal metano e da una serie di esercizi commerciali che permettono agli abitanti di vivere il territorio con continuità. Le campagne di Baranello sono quindi densamente popolate di fabbricati costruiti per uso residenziale e per uso agricolo. Molte sono le aziende agricole che ancora oggi producono latte, carne, cereali e ortaggi. Il Monte Vairano è situato a circa 1000 metri sul livello del mare, a nord-est di Baranello. In quest'area, secondo le ipotesi di alcuni storici e archeologi, sarebbero situati i resti dell'antica Aquilonia, importante centro del Sannio Pentro, ricordato soprattutto per la battaglia vinta dai Romani nel 293 a.C., durante la Terza Guerra Sannitica. Da qui, come riferisce Tito Livio, i Sanniti sconfitti potrebbero aver raggiunto rapidamente la vicina Bovianum. Per la definizione della complessa questione relativa all'antica Aquilonia, il sito di Monte Vairano è stato oggetto di studi da parte di illustri storici e archeologi quali Salmon, De Santis, Ducati, Parietti, Tullio, la regina Cianfarani, Gentile e De Benedictis. L'importanza del sito archeologico di Monte Vairano sta nella possibilità di comprendere per la prima volta quale fosse la natura dei centri sanniti del II secolo a.C. e illustra il modello di una città che si è estinta un secolo e mezzo prima dell'esistenza di Pompei, primo secolo d.C. L'elemento strutturale più appariscente dell'abitato di Monte Vairano è dato dalle mura perimetrali. Esse si estendono lungo un percorso di circa 3 km, che racchiude un'area di quasi 50 ettari. La zona delimitata presenta una forma quadrangolare oblunga. Nel suo perimetro sono state rinvenute tre porte, di cui due rivolte verso il braccio tratturale Cortile Matese e una verso il corso del fiume Biferno. Esse sono denominate Porta Vittoria o Porta Orientale, Porta Meridionale e Porta Occidentale. A ridosso della Porta Vittoria è stata individuata una fornace che produceva nel II secolo a.C. vasi a vernice nera. All'interno delle mura sono stati individuati diversi edifici sparsi su tutta l'area, tra cui la prima struttura abitativa del Sannio centrale, di cui si ha la completa documentazione archeologica, la cosiddetta Casa di LN, che riveste una certa importanza sia dal punto di vista archeologico sia per il materiale rinvenutovi: tegami, mortai, bottiglie, brocche, tazze, spillone in osso, lucerne. Durante gli scavi del 1978 sono state riportate alla luce epigrafi osche, graffiti su ceramica a vernice nera, lucerne, unguentari, monete e statuette in pietra, conservati nei musei locali.
La speranza è che l'interesse degli studiosi possa continuare a sollecitare il finanziamento di ulteriori ed ancor più approfondite ricerche per dare una risposta alle domande di ordine storico, archeologico e geografico sulla città di Aquilonia e sul sito di Monte Vairano. Il mulino Corona è uno dei pochi mulini ad acqua esistenti lungo il corso del fiume Biferno. Una pietra decorata porta incisa la data di costruzione del 1872, ma il mulino è molto più antico, come risulta dagli atti notarili depositati presso l'archivio di Stato di Campobasso. Il funzionamento era assicurato da una portata costante di acqua proveniente dal fiume Biferno, che attraverso un canale adduttore detto Rucamine veniva convogliato in una vasca di carico posta a monte del mulino, detta la Fota o Riforta. Da questa vasca partono tre canali in forte pendenza, in cui veniva incanalata l'acqua che con violenza batteva contro i ritracini, ossia delle vere e proprie turbine, in modo da azionare la soprastante macina. Questa è costituita da due pietre circolari, dette mole, di cui una fissata al pavimento e l'altra, sovrapposta alla precedente, che ruota secondo il moto impostogli dalla turbina. Le granaglie quindi venivano versate nella tramoggia, che a sua volta le introduceva tra le due mole, in modo che dallo sfregamento delle due pietre sovrapposte si produceva la farina grezza. All'interno del mulino si trovano i pochi resti di un'altra macchina idraulica molto importante, la gualchiera. Questa è un'antica macchina in legno costituita da grossi magli battenti e serviva prevalentemente a battere il panno lana per conferirgli una consistenza più morbida. Il Museo Civico di Baranello raccoglie la collezione privata di opere d'arte donata al comune dall'architetto Giuseppe Barone nel 1897. Esso è localizzato al secondo piano dell'ex palazzo comunale, che fu all'uopo ristrutturato alla fine del XIX secolo dallo stesso Barone, il quale, attraverso l'adozione di alcuni elementi architettonici, come le bifore e le rimarcature della facciata, gli conferì, secondo le tendenze architettoniche dell'epoca, un aspetto classicheggiante, sottolineato ancor di più dalla pregevole meridiana di marmo bianco. Il museo, allestito secondo il progetto del Barone, è costituito da sole due sale espositive in cui sono collocate le teche originarie che contengono la raccolta. L'immagine che si ha salendo lo scalone di accesso è quella di entrare lentamente in mondo remoto dove il tempo si è fermato. Il museo, pur dopo consistenti restauri, è rimasto così com'era in origine. La disposizione dei pezzi, le vetrine, tutto è rimasto immutato secondo i criteri espositivi dell'Ottocento, in modo che il museo è apprezzato non solo per la notevole quantità di reperti e opere d'arte esposte, ma per la perfetta conservazione dell'allestimento stesso. La prima sala, posta in adiacenza allo scalone d'ingresso, è caratterizzata inoltre dall'esposizione a pareti di diversi dipinti di scuola napoletana, in cui si riconoscono opere di Luca Giordano e Francesco Solimena e di scuola fiamminga con il noto manciatore di prosciutto. Sulla balaustra di questa sala è collocato un vaso canopa egiziano contenente ancora i resti di organi umani interni mummificati. Altre teche invece contengono vasellame italico a decorazioni geometriche, vasi attici a figure nere e a figure rosse risalenti al IV secolo a.C., terrecotte greche e romane, statuette, antefisse e vasellame vario. Nella seconda sala sono esposti vasi bronzi, utensili da cucina, specchi e monili vari di provenienza etrusca. In essa inoltre sono conservate porcellane di epoche più recenti provenienti dalle fabbriche di Capodimonte e di Pescolanciano. Non mancano, secondo la moda delle collezioni ottocentesche, opere d'arte cinesi, giapponesi e indiane. Eretta sul progetto dell'architetto Giuseppe Barone, questa fontana faceva parte di un progetto molto più vasto, costituito da un acquedotto che captava le acque di Monteverde in agro di Vinchiaturo per convogliarla all'interno del nucleo abitato di Baranello, precisamente nel serbatoio interrato sotto i resti del palazzo ducale. La fontana costituiva l'elemento terminale dell'acquedotto e le sue acque di scarico alimentavano il lavatoio pubblico posto più a valle. La fontana, realizzata in marmo di Carrara in stile neoclassico, è costituita da un corpo unico di forma rettangolare. Le statue e gli altorilievi in bronzo presenti, realizzati dagli Araci di Napoli, sono affiancati da due iscrizioni da cui si evince la dedica a Cerere.
importante monumento architettonico di Baranello è la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Ubicata nel centro storico del paese, è divisa in tre navate a pianta basilicale. Fu completamente resa al suolo dal terremoto del 1805 e ricostruita sul progetto dell'architetto Berardino Musenga di Campobasso. La facciata presenta quattro colonne di stile tuscanico, ad esse corrisponde la navata centrale. Al suo interno si possono ammirare dipinti di notevole valore artistico, da segnalare un bellissimo dipinto ad olio su tela raffigurante la Deposizione, oppure la Pietà, opera di Giovan Battista Caracciolo, detto il Battistello, ed inoltre due dipinti su tela di Francesco Inghingolo, la Strage degli Innocenti, datato 1669, e l'Adorazione dei Maggi. Altri pregevoli dipinti ad olio su tela sono Lecce Homo, di scuola napoletana, la Madonna Addolorata, l'Ascensione del Signore Gesù, l'Assunzione di Maria in Cielo. L'altare maggiore è arricchito di pregiato marmo policromo di Carrara. Nell'anno 1949 il pittore campobassano Amedeo Trevisonno, con la collaborazione del pittore molisano Leo Paglione, affrescò l'interno della chiesa con una serie di pregevoli dipinti e nella parte centrale del presbiterio dipinse l'Ultima Cena, una delle opere più belle eseguite dall'artista nelle varie chiese del Molise. Nel 1890 fu costruita sul progetto dell'architetto Giuseppe Barone la chiesa del Santissimo Rosario, edificata su resti di una preesistente ed antichissima chiesetta nelle adiacenze della centrale Piazza Santa Maria, eretta dalla Confraternita del Santissimo Rosario. Questa confraternita si costituì a seguito della supplica di alcuni cittadini e notabili baranellesi che inviarono una lettera datata 29 marzo 1831 al Ministero della Real Segreteria di Stato di Affari Interni del Regno di Napoli. Essa fu acquistata dal detto ministro il 3 aprile 1831. Sottoposta poi al vaglio della segreteria di Sua Eccellenza Ferdinando II, allora regnante, e accolta e istituita con un decreto firmato il 2 dicembre 1831. La data di costruzione della chiesa rurale incontrata cappella risulta incerta, sicuramente antecedente all'anno 1547. All'interno si trova una lapide datata 1743, la quale riporta la consacrazione della chiesa sotto il nome di Beata Vergine Maria a Monte da parte del vescovo di Boiano, Domenico Antonio Manfredi, che concedeva 40 giorni di indulgenza a tutti i pellegrini che l'avessero visitata il giorno 5 agosto, festa della Madonna della Neve. La chiesa sembra appartenuta al capitolo di Benevento fino al 1808, come comprovato da una dichiarazione del vescovo di Boiano risalente all'anno 1855, depositata presso l'archivio di Stato di Campobasso. Da tale prezioso documento si evince inoltre che la chiesa fu completamente distrutta dal terremoto nell'anno 1805 e qualche anno dopo fu ricostruita dal popolo baranellese. Lateralmente all'edificio si trova un antico tiglio il cui tronco presenta una profonda fenditura dove secondo antichi racconti sarebbe apparsa la Madonna in occasione di una copiosa nevicata estiva. La chiesa presenta una pianta rettangolare divisibile in due volumi, uno principale contenente la navata centrale costituita da quattro campate e uno laterale costituito da tre campate della stessa grandezza. La struttura del tetto a due falde presenta una capriata in legno sulla navata centrale e semplici travi in legno sulla navata laterale. Le murature portanti della chiesa risultano realizzate in pietrame calcareo di varia pezzatura, mentre i pilastri interni sono in pietra squadrata, così come la struttura del piccolo campanile ricoperta da intonaci di epoca recente. Data da ricordare nell'ultimo decennio, il 28 agosto 2011, quando l'arcivescovo della diocesi Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Bregandini, presiede la cerimonia di inaugurazione e la riapertura al culto,
Successivamente sono stati realizzati interventi per la sistemazione dell'area circostante la chiesa, eseguiti grazie ai fondi raccolti con manifestazioni sociali dell'Associazione Amici per la Cappella, che tuttora è operosa per tutti gli interventi che si riterranno necessari. La Biblioteca Comunale di Baranello, istituita nel febbraio 2000, oltre a costituire il luogo di raccolta di un cospicuo patrimonio librario di eccezionale interesse per la ricchezza di fondi, grazie anche alle donazioni private, rappresenta il punto d'incontro tra studiosi, ricercatori intellettuali, studenti e persone della terza età. Ai compiti di tutela e di conservazione del patrimonio librario si affianca quello proprio di un servizio culturale che aspira a porsi tra i fattori di trasformazione e di crescita sociale di un piccolo comune. La biblioteca possiede oltre 1.000 volumi con 20 CD-ROM, quotidiani nazionali e locali, riviste settimanali e mensili, varie enciclopedie, disegni, stampe e foto d'epoca, carte geografiche e l'archivio storico comunale. Possiede inoltre circa 3.000 volumi di opere monografiche riguardanti la maggior parte dei comuni molisani. La biblioteca è informatizzata con collegamento in internet ed è situata in locali moderni, ben illuminati e riscaldati.